La bella storia di oggi viene da Riccione, dove dal 26 al 28 settembre torna in campo Matti per il Calcio, la 16ª rassegna nazionale dei centri di salute mentale promossa da WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. A presentarcela è proprio il presidente nazionale WISP, Tiziano Pesce. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buon pomeriggio a voi. Presidente, circa 30 partite di calcio a 7 nell'arco dei 3 giorni. Cosa ci aspetta a Riccione a fine mese? Torneremo in campo, questa volta allo stadio comunale di Riccione. Parteciperanno oltre 10 squadre miste con giocatori e giocatrici che arriveranno un po' da tante parti d'Italia, con utenti, operatori, medici, infermieri, volontari dei centri appunto di salute mentale, per dimostrare ancora una volta la bontà dello sport, in questo caso del calcio, dello sport sociale, come ovviamente momento anche competitivo, come momento ricreativo, ma come veramente uno strumento di vera e propria promozione del benessere psicofisico delle persone. Del resto questo settembre sarà anche occasione per celebrare l'ingresso in Costituzione. Era il 20 settembre infatti dell'anno scorso quando il Parlamento all'unanimità, ricordiamo, inserì quel nuovo comma dell'articolo 33 della Costituzione, proprio con il riconoscimento del valore educativo, sociale e appunto di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. A proposito di ricorrenze, quest'anno c'è una dedica speciale per il centenario della nascita dello psichiatra Franco Basaglia. Assolutamente, Franco Basaglia ovviamente è sempre stato un punto di riferimento per tutte le attività sportive dell'UISP, dedicate appunto alle persone che si trovano ad avere un disagio psichico, mentale, e ovviamente non possiamo che dedicare a Franco Basaglia questa edizione particolare proprio ecco nel centenario della sua nascita. Oltretutto, come ben sappiamo, Basaglia fu proprio il primo ecco a comprendere, a capire che le malattie mentali, che il disagio mentale non ha soltanto bisogno di cure terapeutiche, diciamo classiche, ma ha bisogno proprio di un vero e proprio rapporto, diciamo, umano, sociale, che si crea poi sul territorio e che si crea ovviamente a partire proprio dalle attività sportive. Ebbe d'altronde l'iniziativa inizia nel 1995 proprio a livello locale, per poi diventare un evento nazionale dal 2006. Un grande orgoglio. Ovviamente dobbiamo ringraziare tantissimi volontari e WISP, delle strutture pubbliche e private che in quegli anni si occupavano di salute mentale. E citiamo esperienze di Torino, Roma, Parma, Genova, ma di tante altre città che poi dopo alcuni anni, diciamo, di esperienze pilota diedero poi vita nel 2006 all'esperienza nazionale di Matti per il Calcio. Come dicevamo, uno strumento, ma anche, diciamo così, ci piace definirla anche proprio una sfida culturale. È un modo semplice per mettere insieme persone, ma per mettere insieme disagio, problema, cura, con la socialità del calcio per tutte e per tutti. In che modo lo sport, in particolare il calcio, può rappresentare una cura? Beh, diciamo che il calcio è già cura proprio nella sua essenza. Matti per il Calcio in modo particolare si giocherà appunto tutti insieme, si giocherà insieme utenti, pazienti, operatori, volontari, medici e infermieri. Stessa maglietta, diciamo, stessi pantaloncini, ruoli diversi ma accomunati tutti all'interno di una stessa squadra, e allora viene più facile abbattere barriere, superare barriere e combattere luoghi comuni e pregiudizi. Poi in campo ovviamente l'aspetto competitivo non viene sottovalutato, però ecco un'occasione, diciamo, perché oltre la tecnica e gli aspetti competitivi, in campo entrano soprattutto la passione, la voglia di stare insieme e proprio la gioia, ecco, di sentirsi a pieno titolo cittadini e cittadine. Quindi ancora una volta metteremo in fuorigioco, ecco, per usare una metafora propria del mondo calcistico, metteremo in fuorigioco soltanto discriminazioni e pregiudizi.
Certo, grazie a Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, per essere stato con noi. Grazie, buon pomeriggio a voi e come sempre grazie. Radio Marconi.